Ok, ci siamo. Qui è Moscardelli che vi parla. No, sto scherzando. Allora, questo video è un video di... dovrebbe essere di pochi minuti, solo che la mia parlantina potrebbe durare anche mezz'ora, forse un'ora, forse due, forse tre, forse quattro, forse cinque. Ho trovato un programma simile a Fraps. Appunto, Fraps è l'argomento di questo video, ovvero... Fraps serve per registrare sia desktop con l'ultima versione, sia per chi ha la versione precedente che può registrare il gioco. Con Fraps il problema qual è? Il problema è che Fraps per un video di 5 minuti è capace di portare la dimensione del file a più di 5 GB. Per 5 minuti di video, quindi caricarlo su YouTube o caricarlo su qualsiasi altra parte, o anche lasciarlo sul computer, vi crea molti problemi perché comunque occupano molto 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 spazio. E come visto nei miei video precedenti, ho un computer di merda, ecco, che ha come disco locale un Samsung Spoon da 37 GB. Come vedete qua in basso a sinistra, ne ho liberi 7,68 e la dimensione totale è 37,3 GB. Quindi per me, che registrerei con Fraps, solo che poi boom, faccio un video di 5 minuti ed è più di 5 GB, mi sembra veramente esagerato. Quindi, Dxtory sono anche un po' raffreddato. Ok, allora, Dxtory è un programma simile molto 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 a Fraps, solo che evita queste grandi dimensioni per un video piccolissimo. L'ho trovato su questo ekcode.com, ecco. Durante il game potete scegliere sia di vedere gli FPS a cui andate, oppure no, insomma, avete tanta 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 scelta. Allora, vediamo un po', perché io ho solo visto questa prima parte del sito, non ho visto su Downloads cosa posso trovare. Adesso andiamo a vedere. Eccoci qua, versione 2.0. Ok, che sarebbe l'ultima. Poi la stable sarebbe quella precedente, ma quella base, ecco. Dxtory vi partirà, ovvero dopo l'installazione vi partirà solo se avrete Microsoft.NET Framework 4.0, e cliccate qua, vi porta sul sito della Microsoft, scaricate... Ah, ve lo faccio vedere tanto. Ah, addirittura un'altra pagina, ecco, perfetto. Vi porterà qua sul sito della Microsoft, www.microsoft.com. Ecco, poi andrete a cliccare su download. Vi sceglierà, vi chiederà, non vi sceglierà, vi chiederà quale download volete portare a termine, vi chiederà di salvare il file, lo salvate, lo installate ed è tutto guidato, semplicissimo. Poi tornate qua, naturalmente di tutti questi siti, compreso quello della Microsoft, vi lascerò in descrizione onde evitare problemi. Qualcuno meno preparato
alla navigazione sul web. Quindi consiglio comunque la stable perché tanto non credo cambi molto, ovvero magari può avere qualche funzione aggiuntiva perché come ho visto nell'immagine qua c'è scritto video, questo grande qua, non sulla versione di DigStory che avevo io, questo non lo faceva apparire. Quindi magari può essere che tra la stable e l'ultima versione ci sia questo cambiamento oppure altri. Comunque io ho provato la stable ed è molto buona. Ed è comunque un programma gratuito, ecco, non avete bisogno di registrarvi da nessuna parte per poi scaricare una versione pro o qualsiasi cavolata varia. Semplicemente avete possibilità, di usare questo programma senza dover pagare, ecco, semplicemente. Bene, questo è tutto, vi lascio il link in descrizione. Al prossimo video ho in mente una serie veramente distruttiva che spero vi piaccia. Ci si sente. Alla prossima. Vi saluta anche Moscardelli. Ciao.